Ciao a tutti, benvenuti alla lezione di italiano. Continuiamo con l'articolo determinativo e facciamo un esercizio insieme per praticare e capire meglio. Andiamo a pagina 11 e facciamo questo esercizio che si trova sotto la tabella. Dobbiamo completare con l'articolo. Quindi ci sono tre passi per sapere qual è l'articolo. Prima di tutto dobbiamo pensare se l'articolo è femminile o maschile. Numero due, dobbiamo pensare se il sostantivo è plurale o singolare. E finalmente numero tre, dobbiamo vedere con quale lettera comincia il sostantivo, vocale o consonante. Quindi vediamo la numero 1, questa è macchina di Paolo. Qual è il sostantivo? Macchina. Macchina è maschile o femminile? Femminile. Singolare o plurale? Singolare. E con quale lettera comincia? La M vuol dire una consonante. Quando sappiamo già tutto questo, andiamo a vedere la tabella e cerchiamo femminile, singolare e comincia con consonante. Quindi l'articolo è la. Questa è la macchina di Paolo. Vediamo la numero 2. A. Ecco, chiavi, chiavi, femminile o maschile? Femminile, singolare o plurale? Plurale, il singolare è chiave. Comincia con consonante o con vocale? Consonante. Andiamo alla tabella. E cerchiamo femminile, plurale, comincia con consonante. Quindi l'articolo è le. A, ecco le chiavi. Vediamo la numero 3. Studenti di italiano sono molti. Qual è il sostantivo? Studenti. Pensiamo, femminile o maschile? Maschile. Singolare o plurale? Plurale. E con quale lettera comincia? S più consonante. ST. Quindi andiamo alla tabella e cerchiamo maschile, plurale. E comincia con S più consonante. Quindi l'articolo è gli studenti di italiano sono molti. Quindi noi abbiamo già fatto mezzo esercizio, voi dovete completarlo. Voi dovete fare la numero 4, 5 e 6. E anche dovete fare l'esercizio 3 che trovate sotto e quando andiamo al libro degli esercizi, l'altro libro, dovete fare l'esercizio 5 e 6. Quindi avete 4 esercizi da fare. Numero 2, completarlo solamente, il 3 e poi nell'altro libro 5 e 6. Se avete domande, mi potete scrivere. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!